Il recovery plan rappresenta l'ultima possibilità per risollevare l'Italia, ma il piano di rilancio e resilienza approvato dal governo il 12 gennaio presenta gravi distorsioni, soprattutto in materia di collegamenti ferroviari, porti e logistica, al punto da configurare ancora una volta e per il futuro due diversi sistemi di trasporti, scegliendo per il sud solo opere di miglioramento e concentrando le più cospicue risorse agli investimenti più innovativi. Nel centro-nord. Svimez e Fondazione Per rilevano che sono urgenti investimenti nei servizi essenziali, fra i quali le infrastrutture della mobilità, perché in questo campo l'Italia è davvero duale, avendo le politiche pubbliche passate e fino ad ora, con capitale di tutti gli italiani, deciso la concentrazione degli investimenti più innovativi al centro-nord e destinato pochissimi investimenti innovativi nel sud. L'investimento di 10 miliardi destinato alla Salerno-Reggio Calabria, dopo la nascita dell'Unione Europea, non ne ha mutato il tortuoso percorso interregionale in buona parte di montagna, né il prevalente dispiegamento in due corsie, alle quali è stata aggiunta solo quella di emergenza. L'alta velocità ferroviaria è stata realizzata solo nel centro-nord, fino all'asse Napoli-Bari, e nel PNRR si prevede la VR per la Salerno-Reggio Calabria e la Messina-Catania-Palermo, con percorrenza massima di 200 km, che accorcerebbe i tempi attuali di circa soli 20 minuti. Svimez e Fondazione Per propongono invece la realizzazione di una nuova linea ferroviaria nella tratta da Salerno a Palermo con velocità di 300 km orari. Per i porti e la logistica sono previsti investimenti per 3,7 miliardi di euro, indicando come strategici per il traffico transoceanico i porti di Genova e Trieste, le due ascelle settentrionali del paese, mentre la funzione dei porti meridionali nel piano è racchiusa tra collegamenti inframediterranei e vocazione turistica. Per Gioia Tauro, il primo porto containers italiano, e Augusta, il primo porto italiano per il traffico energetico Svimez e Fondazione, Per propongono, oltre ad interventi di miglioramento di terra e di mare, dal costo contenuto 250 milioni, anche la realizzazione con 10 milioni di un unico port community system.